Ciao e benvenuti nel posto più bello del mondo. Siamo a Serra Lunga d'Alba, qui nel cuore delle Langhe, dove nasce Fontana Fredda. La zona del Barolo è una, diciamo, dei fiori all'occhiello nazionali, ma no, direi anche internazionali. Negli ultimi anni l'agricoltura, il modo di fare agricoltura è cambiato tantissimo. Nel tempo ci viene chiesto sempre di più di produrre in maniera sostenibile. Questo per Fontana Fredda è una mission. Il Rinascimento Verde oggi pone le basi per l'agricoltura dei prossimi 20 anni. La partnership con Fontana Fredda si fonda su due valori fondamentali condivisi: quello del rispetto dell'ambiente e quello di voler operare con maggiore sostenibilità. Le prime discussioni su questo progetto si sono appunto sviluppate da delle idee comuni. L'idea di promuovere il progetto di avere un vino a zero emissioni, dall'altra avere un progetto di clean energy. Aver potuto attivare una collaborazione con FPT e New Holland è per noi importantissimo, perché in tutta la fase di produzione il trattore era un po' l'anello debole. FPT e New Holland invece hanno creduto nella possibilità di modificare il trattore, e quindi per la prima volta abbiamo la possibilità di utilizzare un trattore ad impatto zero, che ci permetterà nel futuro di migliorare ulteriormente il nostro sforzo per un'agricoltura sempre più sostenibile. Le criticità di questo progetto sono le dimensioni e lo spazio che abbiamo per questa macchina, che essendo una macchina molto compatta e dovendo andare in vigneti che sono molto stretti, non permetteva l'espansione o una diversa fisionomia della macchina. Pertanto si sono dovuti sfruttare al massimo gli spazi disponibili installando le bombole ove possibile. Questo propulsore a biometano utilizza combustibile da fonte rinnovabile, sviluppando una potenza di 75 cavalli e una coppia di 350 Nm con prestazioni del tutto equivalenti a quelle di un motore diesel. Il motore F28 è molto più silenzioso di un motore diesel e soprattutto è a CO2 zero. Il risultato di questo progetto è un gioiello, è un prototipo, è una macchina totalmente rinnovata che è frutto del lavoro di team che è stato fatto con i colleghi di Cennac Innovation, con le persone del centro stile, con FPT. Ognuno di noi ha il proprio strumento, noi abbiamo il vino, vino verde, e lo strumento di FPT è semplicissimo: un motore nuovo, un motore che va a biometano, che è una grandissima rivoluzione. Fino ad oggi in campagna noi non abbiamo mai potuto utilizzare una roba del genere e abbiamo deciso di farlo qui, nell'azienda piemontese più grande a conduzione biologica, per far uscire il primo vino addirittura a CO2 emissioni zero, free.